Mister Foglia Manzillo conferma ancora il tridente con Calem alle spalle dei due. Ci siamo, è cominciata. Nardò Casarano. Calem va sul secondo palo, Matera allontana, poi c'è Mengoli in zona, può calciare Mengoli, ci prova. Può crossare Colonna, Manfrellotti, poi il pallone rimane lì e Camarallo spara in curva. Va Calem, cross tagliato, Versienti e poi Camara è sulla traiettoria, vuole lo scarico Mengoli, la conclusione, la grandissima parata di Giuliano. Attenzione all'inserimento tra le linee di Mincica, solo contro Milli, la sblocca il Casarano con Mincica. Gol sbagliato, gol subito. Nardò 0, Casarano 1. Arriva il fischio dell'arbitro. È uno schema. Matera pensa alla porta, Matera sfiora l'angolino. Non passa Calemme, anzi sì, vince un rimpallo. Calemme prova la botta. Buon tentativo. Lotta con Colonna, Versienti prova ad entrare, crossa Centonze, il pallone rimane lì, una conclusione che si spegne alta sulla traversa. Un Nardò che è sembrato piuttosto impacciato anche lì davanti, ma siamo nella ripresa. Va Calemme, il colpo di testa di Manfrellotti, palla che si spegne alta sulla traversa. Va Calemme, il colpo di testa, la traversa e poi Mengoli, entrata, la mette dentro anche Camara, bisogna capire chi l'ha messa dentro, ma il Nardò ha pareggiato 1-1 sul cross di Calemme, un flipper improvviso e il pallone è finito dentro, festeggia tutto lo stadio. Mengoli, zona tiro, con il sinistro ci prova Giuliano, a terra. Matera, da un lancio a un altro, pallone che arriva lì, la conclusione e il pallone che si spegne sul fondo. Calemme prova, la porta esce. Mincica ci prova da fuori, Milli la tocca in calcio d'angolo, ma probabilmente sarebbe già uscito il pallone. E monta aperto, arriva il triplice fischio, finisce 1-1 tra Nardò e Casarano, un gol per tempo, risultato giusto.